Ciao ragazzi, eccoci qua per il vlog per alleghe. Come iniziamo questo vlog? In modo nettamente differente. 50 gradi all'ombra, siamo alla Fogrill, ma soprattutto veniamo già da un viaggio. Ieri 4 ore di macchina, sono andato a Sartirana, Nomellina, vicino Pavia. E stamani la giornata inizia con un grande diploma di osteopatia. Percorso finito dopo 6 anni, passato l'esame e ora sono in direzione alleghe. C'è un caldo lì. Eccoci qua ragazzi, incredibile, ma siamo arrivati ad Alleghe. Adesso vi faccio vedere dove siamo. Lago strepitoso, hotel ancora più strepitoso. Moglie, non lo so, abbastanza strepita. Nostra super camera di montagna. Beh, è bella. Con tanto di terrazza, eh. E guardate, vista, ora farò danno, con vista sul lago. Strepitoso. Ok, siamo qui. Allora lasciate tutte le valigie, stiamo andando a vedere Pala Ghiaccio, dove ci sono, penso, gli atleti, dove ci sarà varie cose da fare. Faccio vedere adesso, bellissimo il lago. Cioè un lago, una montagna così bella, è magnifico. Super fresco qui, caldissima giornata, guardate, è bello. Correremo lassù. Siamo qui a Alleghe prima della parata. Guardate, c'è un macello di gente. Dal palco del LED, del monitor gigante, per cortesia, in inglese, in inglese. Slovacchia 2016, Scozia 2017, Andorra, e l'ultima edizione 2018 sulla fila di Morzin, Francia. E proprio qui ad Alleghe sarà il territorio, il terreno dove sarà la grande sfida di questa sesta edizione. Tutti i migliori atleti, compreso John, che è qua prima, è un onore per me e per noi essere in compagnia penso di un atleta del genere. E quindi niente, diamo il massimo. Oggi per parlare troppo presto, meglio parlare poco e tenere fiato per domani. Forse John. Ilaria Paltrinieri! Eccola, eccola, che arriva Ilaria Paltrinieri, applauso! La nostra numero uno, il nostro volto femminile della Spartan Italia. E qua l'inglese è perfetto però, eh. So we got another Italian athlete up here in front of an Italian crowd. What does it mean to you to be racing in your home nation for these European Championships? I'm so glad to be here, guys, because I just moved to USA and Sparta raised me for this opportunity just 2 weeks ago, and I took the first flight available to fly here. It's a beautiful settlement, guys. Good luck to us. You want to do it, is that right? Could you please tell the crowd what that is? What I want to do is 1 minute. Absolutely. I want to count 1 minute, please. So let's go for the 1 minute. I am a Spartan! So let's try and emphasize you. I am a Spartan! So let's see how much noise my crowd in Alleghe can make. But... Stanno a piano per i dì, vecchiato, dai. Oh, stanno a piano per i dì. Mosca! Non c'è voglì! Mosca! Siamo a cena insieme. Come va? Guarda, ti stavo raccontando una cosa che non la posso contare in pubblico, però... Conmigo no, eh. Con me... L'ha spento. Signora, siete, non l'ha spento oggi. Che succede? Spiegaglielo. Non lo posso spiegare in pubblico. Ti stavo raccontando una cosa molto divertente. Però solo voglio dare questo messaggio. Con me, no. Capito? Io non ho fatto nulla. Spieghiamolo. Ok, domani non si corre, ma si mangia sempre bene. Grazie. Passa il pomodoro. Così io la vedo sempre seria. Carico di carboidrati, pure se saranno massimo 50 grammi di pasta. Buttati, buttati! Buttati! Buongiorno a tutti ragazzi, siamo qui. Alleghe, oh, io sono in salita.
svegliati alle 6, si dorme un cazzo. E scusate la parolaccia, sto andando su perché oggi non corro, ma lavorerò per Sparta Race Europe. Devo supportare tutti gli atleti d'Europa e nulla, devo lavorare e fare un ottimo lavoro. Sono 5 alle 7 e non è nemmeno così freddo, anzi c'ho un pantaloncino corto super aggressivo oggi, quindi devo dire che sono molto molto felice. Non vedo l'ora di andare su, vi faccio vedere adesso il panorama. Notare la bruttezza della montagna. Alla gara con la cabinovia. Buongiorno. Buongiorno. Remember, remember Sparta, respect for the marcia. Bella Angadu. Stupenda, sono partiti gli elite, uomini e donne, e adesso sto andando su a vedere se riesco a beccare qualcuno che arriva agli ostacoli. Strepito. Guardate un attimo che stupendezza. There is nobody in there, there, eh? There is nobody. It's number 5 here. Yeah, but there is nobody to look. At the med? Yeah. Well, it's a med. But in the post-lateral. Ok, ragazzi, sono qui con la Gracie. Anche con Stefano. E tanta altra gente. Allora, com'è andata la giornata? Bene, un caldo bestia. Sono stato su, ho fatto un po' di video, sono arrivato giù, ho fatto video all'arrivo dei primi tre uomini, dei primi tre donne, ho fatto qualche video, sono andato in ufficio a provare a montare, a mettere tutto, un casino della Madonna, perché la connessione non funziona ed è difficile. Niente, ora si fa qualche intervista e poi si tornerà giù, perché domani è anche il mio turno per correre la gara a te. Eccoci qua ragazzi, stiamo tornando giù, guarda, sono sudatissimo, giornata caldissima. Allora bene, abbiamo pranzato, siamo stati un po' con gli amici e ora stiamo tornando giù, che dire, Spartan ha spaccato questo evento, è bellissimo. Dicono la gara più dura di tutte, più dura di Andorra, e sono veramente felice perché ho visto una gara magnifica, cioè l'ho vissuta, non vedo l'ora di correre domani. Sarà un evento strepitoso, davvero. Questo posto, Dolomiti, secondo me è una delle gare che non puoi mancare, è una gara che vale la pena vivere, è anche una, proprio una location spaziale, faccio vedere. Non so se vedete il lago di Adria, che è una cosa fighissima. Eccoci qua ragazzi, siamo qui, post trofei, io ero Sio, ce la siamo cavata e ci siamo buttati sul pedalò a fare un bel viaggio, un bel girotto, è bello. Posto incantevole, guardate un po'. Buongiorno ragazzi, di nuovo direzione Alleghe. Oggi una bella differenza, oggi si corre finalmente. Gara team, prima volta in vita mia che faccio la gara team,
Guardate, bella la mia maglietta. Non lo so, andiamo a vedere come va. Sarà un'esperienza, speriamo positiva. Sonno tanto, però emozionati altrettanto. Vai, come va? Bene, bene. Vai, vai Gio. Come stai Gio? Ho fatto la sacca per ultimo. Te vedo. No, è velocità. Ovviamente per ultimo ho dovuto partire su, loro hanno riposato. Però non siamo arrivati alla sacca. Abbiamo raggiunto tutti. Sì, Ronaldo, infatti... tutti. Stanno tutti insieme. Quindi loro risparmiano, sparano. Poi arriva lo stacco e fanno la differenza. Ah, non tocco, meno male. Ah. Che culo. Vai, 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 vai! Sono indietro. L'Italia è terza. L'Italia è terza. Passate in mezzo, ragazzi. Salutate! In piedi, campo? Aiuto! Lascia la pietra lì. Mani chiuse, mani chiuse. Mani su ragazzi! Mani pulite! Go go go! Ciao Jeff, te la! Grande Matteone! It's good? It's good? Dai Manuel! Woo! Dai 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 ragazzi, dai dai dai! Bravo! Woo! Vai! Woo! Venga l'ultimo! Vai, 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 vai! Bravi ragazzi, bravi! Ci siete,
ci siete? Bravo Max! Ci siete? Vai, bravo! Tieni, tieni, tieni! Grande Gio! Vai! Ma tante tecniche ho visto, dopo tante. Eh? No, la campanella, cazzo. Dai, 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 non la. Ci siamo la campanella non c'è. Tieni! Non molare. Brande! Bravo! Vai ragazzi! Vedi che c'è problemi, gamba, il braccio è rotto. Povero, ma ci sono tanti che fanno così. Mira, giocate le altre. Sembra le polacche, le ganze. Hanno beccato tutte le tre. Sono rimasto lì lì. Ok, man. Hai già finita! L'hai fatta super bene! Ciao ragazzi, il vlog continua dicendovi che abbiamo finito la gara a team. È stata una delle Spartan esperienze più belle della mia vita.
ci siamo divertiti come dei pazzi. Siamo partiti praticamente ad ogni ostacolo, dovevamo finirlo, dovevamo aspettare l'ultimo. Quindi insomma eravamo sempre insieme a tutti gli ostacoli, è stata una figata pazzesca perché non c'era veramente un attimo di riposo, di pausa, ci siamo veramente buttati via, è stato duro, duro, però siamo andati benissimo. Il team Italy OCR Savage è stato spettacolare e siamo andati molto forti nello slippery, siamo stati veramente bravi in tantissimi ostacoli. Non so come siamo arrivati, però siamo arrivati molto bene. Terzo team italiano, c'erano dietro di noi altri 5-6 team. Tenete presente che in totale eravamo una ventina, però siamo davvero davvero felici perché è stata un'esperienza grandiosa, ragazzi. Una figata pazzesca. Eccoci qua. Ciao, saluta il pubblico. Ciao. Siamo qua, finito il weekend, stiamo scendendo per andare diretti verso casa. Poco da dire, un weekend strepitoso e penso sia una delle location più belle del mondo, forse anche una delle Spartan più belle del mondo e forse anche la più bella del mondo. È stata una cosa incredibile. Oggi abbiamo fatto vedere il team, sono eccitatissimo con la Adrenalina 2000. Ci siamo divertiti tanto, 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 proprio tutto, ha funzionato tutto questo weekend qui. E ragazzi, non potete mancare le Dolomiti, cioè più volentieri, non andate in vacanza, smettete di mangiare, di bere o anche di pagare l'affitto di casa, ma venite a Darle, che è un posto incredibile. Spero vi sia piaciuto il video. Se vi è piaciuto, anche se non vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale, se no verrò a casa vostra a contarvi Barbies, ve lo assicuro. Questa è una minaccia. Grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video.